Mamma mia, stasera Gigio, io veramente stasera dopo una parata del genere, io voglio il rinnovo immediato. Ma che miracolo ha fatto Gigio Donnarumma, signori, veramente, parata da autentico fuori classe, autentico fuori classe, signori. Ma che giocatore, che portiere che abbiamo, che portiere. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video del canale. Stasera abbiamo passato il turno di Europa League e finalmente una gioia in questo mese di febbraio difficilissimo per noi tifosi rossoneri, ma non abbiamo passato il turno in tranquillità, ma soffrendo. Questa squadra non sta passando un buon momento di forma, si sa, e stasera si è visto la poca brillantezza sulle gambe e anche a livello mentale è una squadra, il Milan in questo momento, che sta un po' soffrendo. Siamo partiti bene, a dire la verità, mi è piaciuto l'approccio alla partita. Però poi siamo calati fisicamente e lo Stella Rossa ha continuato a pressare, ci ha pareggiato. Poi nel secondo tempo abbiamo provato ad andare in vantaggio, abbiamo anche alzato i ritmi, abbiamo giocato bene grazie anche all'entrata in campo di Ibrahimovic, di Rebic, insomma abbiamo messo un po' più di qualità e lo Stella Rossa mi sembrava impreparato. Finché poi il Milan pian piano si è spento, lo Stella Rossa ha ricominciato a giocare a calcio e lì diciamo che poi c'è stato un equilibrio. Poi lo Stella Rossa ha avuto le sue occasioni per andare addirittura in vantaggio sul 2-1 e qui mi sento in difficoltà di dire che il Milan abbia meritato il passaggio del turno pienamente perché comunque lo Stella Rossa ha giocato una grande partita anche stasera e ci ha pressato continuamente e ha cercato continuamente il gol e anche in 10 con grande mentalità e grande aggressività ci ha veramente assaltato l'area di rigore e la porta di Gigio. Veramente stasera ho sofferto tantissimo, veramente tanto, tanto, tanto. Io spero che comunque da questo passaggio del turno il Milan quantomeno prenda un po' di morale, perché veramente ho visto una squadra non demotivata, perché comunque l'approccio c'è stato, ma stasera proprio stanca, sulle gambe proprio appesantita. Forse saranno gli allenamenti di Pioli che hanno aumentato di intensità a rendere le gambe dei calciatori così pesanti, ma dal mio punto di vista quello che ho visto oggi è una squadra che comunque ancora un po' fatica sulle gambe, e non corre velocissimo, non fa contropiedi fulminei come li facevamo qualche settimana fa. Però comunque posso dire che il Milan da questo passaggio del turno potrebbe fare una lenta ma costante crescita. Contro la Roma io a questo punto mi aspetto un risultato utile. Non voglio per forza la vittoria perché è un momento difficile. L'ho visto la squadra che comunque non sta attraversando un momento facile dal punto di vista fisico e tecnico e diciamo che la squadra ha bisogno comunque di questi risultati per quantomeno mantenere un po' di morale alto, perché comunque non era facile riprendere dopo una bruttissima sconfitta al derby. Stasera ho visto una squadra che comunque giocava a calcio, che proponeva qualcosa, ci siamo mangiati anche le nostre occasioni, abbiamo fatto anche degli errori di posizionamento perché chiaramente ci sono stati anche dei fuorigioco millimetrici che secondo me è stato più ingenuità del singolo calciatore che di sfortuna, perché comunque dai, parliamoci chiaro. Ad esempio il gol annullato per Salemakers, lì Ibrahimovic veramente ha perso l'attimo perché lì era libero, bastava un attimo che si metteva un po' più a sinistra e poi metteva la palla in mezzo ed era gol lo stesso. È un peccato che comunque non siamo riusciti a vincere stasera con una grande partita perché sicuramente ci avrebbe dato morale, quantomeno una bella prestazione, però possiamo dire di aver passato il turno
E grazie anche alla super parata di Gigio, Donnarumma, ma che parata ha fatto, e lo ripeto, perché questo calciatore veramente è importante per questo Milan e io spero che rinnovi. Io spero che rinnovi perché veramente lì non saprei chi mettere come sostituto. E che dire altro, ragazzi? I subentrati, secondo me, non è che hanno dato un grande cambiamento alla partita. Ad esempio Theo Hernandez non è che ha inciso più di tanto. Rebic si è mangiato un sacco di gol, un sacco di occasioni si è mangiato. E poi anche l'entrata di Saelemaekers ha dato quantomeno un po' più di velocità, un po' più di gamba, ma sicuramente non ha inciso troppo sulla partita. Però comunque possiamo dire che a livello generale la squadra non mi è dispiaciuta. L'unico che forse mi ha un po' deluso stasera è Leao, perché mi aspettavo da lui più impegno. Ecco, ho visto un Leao un po' svogliato stasera, sinceramente. E ormai ci ho fatto l'abitudine di un Leao che ha dei periodi in cui è svogliato e periodi in cui invece è devastante. Stasera era uno di quei periodi in cui era veramente svogliato in campo. Quindi ragazzi, ditemi la vostra qui sotto, e se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate qui sotto, iscrivetevi tutti al canale YouTube se siete anche voi tifosi di questi colori, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!